bentornati amici delle spettatori, ancora al senso della vita, manca l'ultima classifica. La prima classifica era 5 buoni motivi per leggere il giornale. E adesso invece 5 buoni motivi per non leggere il giornale. Per non leggere il giornale. Al quinto posto, tra i 5 buoni motivi per non leggere un quotidiano, ci hanno detto perché, come è facile dedurre da questa immagine, perché è. Allora, è un signore del africano, cioè del. Vabbè, può essere, sì, africano. Ma le pare una cosa normale quella che sta facendo? No, non mi pare normale la penna. Cioè, cosa nota? Cioè, è una bandiera. È un pennacchio che non, cioè, non si compra, manca tabaccaio, non c'è l'asta. E allora qual è il quinto buon motivo per non leggere un quotidiano? Come si chiama una penna così di questi tempi? È un oggetto? D'antiquariato proprio. Ma no, è un oggetto? Ma è superfluo. Quindi diciamo. Ma poi il giornale è già scritto, quindi a che mese? Ma no, il giornale! È un oggetto, quella penna clamorosa? È un oggetto. Oh? Obsoleto! Che è successo? È la frequentazione. Quindi qual è il quinto buon motivo per non leggere un quotidiano? Perché un quotidiano. È obsoleto! È obsoleto, esatto, così ci hanno detto! La Thank you. I love you all. Yeah. Si è emozionato da solo per questa cosa. Obsoleto. Anche si fa bello. Mettendo tutti i giorni uno dice obsoleto. Certo. Lei se l'è tenuto per un'occasione importante. Importante. Lei qua ce l'aveva obsoleto, non l'ha detto fino adesso. Sì. Diverrà il giorno che obsoleto mi sembra, però. Servito, Ok, al quarto posto tra i buoni motivi per non leggere un quotidiano, adesso non si compiaccia troppo. Ce l'ho pure io. E perché gli viene da ridere? Perché è un casino. Capito? Se non sei abituato, questa è la caffettiera napoletana, hai capito? Quindi, se ce l'ha, deduce in un attimo che al quarto posto tra i buoni motivi per non leggere il quotidiano, perché? Perché la notizia è capovolta. Scusi, che differenza c'è tra la napoletana e la moca? Oddio. Allora, la moca tu la sviti. No, poi c'è il filtro, mi faccio gesti che potrebbero non essere carini. Poi c'è il contenitore del caffè, poi riavviti, capito, col calore, certo. Perché la spinta fa sì che bolle e lo svuoti, e questa è la moca. La napoletana invece innanzitutto bisogna capire il senso della napoletana, perché a prima vista potrebbe essere qual è il sopra e il sotto, non si sa, no? Tante volte me le sono rovesciate addosso. Però il sistema è uguale, cioè, ma la riempi d'acqua. Ti ho messo paura, scusi. Un pochetto. L'acqua, ci metti il caffè dentro e pure quella fa. Sì. Ma il sapore è nettamente migliore. Ma questo non ci interessa. In realtà è qual è la differenza tra la moca e la napoletana? Che ci vuole, diciamo. E allora qual è il quarto buon motivo per non leggere il quotidiano? Perché ci vuole. Ci vuole, no? Che? Ci vuole il caffè, diciamo. Grazie. Ma qual è un buon motivo per non leggerlo? Perché? Visto che per la napoletana che differenza c'è con la moca? Perché andiamo tutti di fretta. La napoletana? La napoletana ci fa prendere una pausa tra. E quindi perché ci fa prendere una pausa? Perché andiamo tutti di fretta. E quindi. No, noi andiamo di fretta. Con la napoletana ci vuole? Ci vuole del tempo. E allora? Perché non vogliono leggere un quotidiano? Al quarto posto, tra i buoni motivi per non leggerlo. Perché per leggerlo noi perdiamo tempo. Non guardi le ragazzette. Perché non è per leggerlo. Noi, c'è un occhio che prendiamo. Diverge, sembra un filetto de platessa. C'è un occhio da una parte e un occhio dall'altra. Noi perdiamo tempo per leggerlo. Quindi, già che lo perdiamo, in realtà quel tempo viene ricompensato. Viene, in realtà, ci. Ci rincuora. In realtà ci. Se è perso, in realtà ci guadagna, qualcuno ci guadagna da sta cosa. Non lo so, però se noi ne abbiamo bisogno e lo perdiamo, in realtà quel tempo
Ci, invece, non dovremmo perderlo, perché ci? Perché è una cosa che ci serve a noi, perché ci rubano il tempo? Esatto, ci costipa. No, quella è la peretta di prima. No, ci serve. Che vuol dire cio? No, se ci serve, se analogo, è ci? Analogo! È normale, analogo! Se ci serve, cio! Se ci serve, quindi cio? Ci occorre! E allora qual è il quarto buon motivo per non leggere il quotidiano? Perché ci occorre del tempo! Al terzo posto tra i buoni motivi per non leggere il quotidiano. Questo è veramente elementare. Cioè, questo è un attimo. Perché? Il quotidiano è? È pieno. È pieno di papere. Quelle sono oche. E le oche che hanno fatto con i galli? Una guerra, hanno fatto. Una guerra. Le oche contro i galli. Ma chi erano i galli? In che regione? Come in che regione? Le oche con i galli? Le oche con i galli, che hanno fatto? È storia, su! Che hanno fatto le oche con i galli? Ma a Roma? Le oche con i galli? A Roma che hanno fatto le oche con i galli? Allora, ai tempi di Asterix dici? Cioè, tempi di... Sì, ma quello è un fumetto. Beh, perché è un fumetto? Perché sì. È un fumetto? E pensava che era un documentario, Asterix. Ho studiato sui fumetti. Tutta penso di sì, ma non voglio approfondire perché mi inquieta. Le oche che hanno fatto a Roma? Ma che hanno fatto le oche a Roma? Cosa fanno le oche? Le oche vi campano. Sì. Cioè, che fanno, certo, le oche? Ma che fanno le oche? Beh, come segno. Che fanno le oche? Così fanno le oche. Ma questo è il tacchino, Questo è l'antifurto del pollaio. Come fanno le oche, su? Ma il suono della oca? Eh no, che cosa? Il balletto? E certo, il suono dell'oca, che ma fa? Che è? Le oche, io non l'ho mai sentito. Allora, le oche che hanno fatto al Campidoglio? Che hanno fatto? Chi è? Che hanno fatto le oche al Campidoglio? L'hanno invaso. Sì, certo. Se non... No, io non mi ricordo che hanno fatto al Campidoglio. Ma questa è storia, ma che ne so io? I romani volevano mangiarsi le oche. Sì, poi non le hanno mangiate. No. E quindi che hanno fatto? Si sono in realtà salvati la vita, perché cosa hanno fatto le oche con i galli? Le oche con i galli? A Roma, i galli che volevano fa? Oh sì. Santo cielo, su! I galli sono di Roma! I galli sono di Roma? No. Di dove sono i galli? Lei che ha studiato la storia sui fumetti? Sono? Ma de Velletri. De Velletri, so. I galli di dove sono? Della? Della Germania. No! Della... ma chi sono? I vichinghi? Dici la roba dei vichinghi? Che c'entrano i vichinghi? Barbari? I galli? Li ha detti tutti, manca i visigoti. Le ho chiesto solo, sti cazzarola dei galli, da dove vengono? Ma chi me l'ha conosciuti sti cazzarola dei galli? Io non l'ho mai, non l'ho mai incontrato, non lo so. Ma l'ha letto lei! Ma loro mi conoscono. Lei ha letto Asterix! Ma loro mi conoscono a me. Galli, mi conoscete? I galli di Brenno. Di Brenno. Di Brenno. Quello del chitarrista. Dai, no, ma io Brenno, come si chiama? Brenno. Ma chi è Brenno? Che è pure bravo, tra l'altro. Non sto scherzando. Adesso Brenno Edo, si calmi. Roma voleva essere invasa dai galli di Brenno. Io preferisco conoscere l'amore e non ricordare la storia, piuttosto che ricordare la storia e non essere una persona d'amore. Ma ricovera, da il popolo è innamorato dell'amore. Ecco. Senta. Perché l'amore serve, la storia no. Oh! Bisogna anche saper avere il coraggio di dimenticare. Senti, perché... San Valentino, prego, ascolta un attimo. C'erano i galli di Brenno fuori da Roma che volevano entrare. Entraccia. Le oche che hanno fatto? Perché che fanno le oche? Le oche che hanno fatto? Le oche fanno, i pettegole fanno. No, ma no! Le oche di fronte al periglio che fanno? Sono scappate. Cioè, se ne sono nate, no! Le oche di fronte al periglio hanno. Ae! Le oche napoletane. Ehi! E arriva da Brenno!
oche, no, le oche. Le oche, che hanno fatto? Hanno starnazzato, hanno. Certo! Hanno dato. Ah, aspetta, ho capito, ma mi sono ricordato. No, cioè, ma hanno. Con la caciara che hanno fatto. La caciara! Con il rumore. Hanno avvertito. Cos'è che avverte? Era un sistema d'allarme. E allora qual è il terzo buon motivo per non leggere un quotidiano? Perché un quotidiano è? È un falso allarme, è un sistema d'allarme. Non è un sistema d'allarme, eh? Ci mette un allarme. E quindi è? E quindi non lo comprate. Uno che ci mette in allarme, eh? È un fio. No! Uno che ci mette in allarme, eh? Zitte! Alla! Ma chi ti ha fatto fa? Allarmismo? No! Allarmistico? No! Ma come no? Chi dà l'allarme? Chi mette l'allarme? Allarmista? Metta una vocale, solo una vocale! Allarmista! Buon cielo! Sì, ma al secondo posto. Che okay, è pure vero che te e tutta la redazione tua usa. Ma guardi che. No. Guardi che anche sua. Usate dei vocaboli che nella vita di tutti i giorni non si usano. Beh, allarmista quando mai si è sentito, dai. Ma a parte tutto, dai. Cioè, allarmista no, obsoleto sì. Ma pure obsoleto è uguale, è stato un caso perché quella me la tenevo da conto da tanti anni e l'ho detta. Certo. Ma al secondo posto, tra i buoni motivi per non leggere un quotidiano, perché. Che cos'è? Che? Perché ride in faccia? Ah, mi fa ride, una col cavallo dietro mi fa ride. Scusa, certo. Chi è? Platinette, chi è? Beh, l'acconciatura ci riporta a lei, ma in realtà cosa fa quel cavallo? Ma quel cavallo dentro la stanza ovviamente. Beh, un cavallo in una stanza ci sta perché? Cioè, quali animali possono stare dentro una stanza? Ma il cavallo certo no. Vabbè, laddove ci fosse, come fosse una bertuccia, un cane, un gatto, un sorcio, quali sono gli animali che tendenzialmente possono stare in una stanza, a parte i pesci rossi? Allora. Gli animali? Gli animali domestici. Quindi? Già che domestici, quindi? Sono domestici. E l'ho detto, perché. No? Sì, sono domestici perché l'uomo. Perché l'uomo li ha domesticati. Qual è il secondo buon motivo per non leggere un quotidiano? Perché non vogliamo che gli uomini vengano addomesticati dalle notizie che leggiamo sui giornali. E quindi le notizie? Sono addomesticabili. Sì! Bravo! Lo vede che lei è deduttivo? Senta, mi guardi un attimo, adesso da uomo a uomo. È la domenica di Pasqua, è una certa ora, per cui tutto sommato abbiamo superato la domenica e siamo nel lunedì dell'angelo. Beh, quello che stiamo per vedere ha un senso. La invito a mantenere sobriamente il senso che lei decritterà da quell'immagine. Sì, ma non va a prendere. Al primo posto, tra i buoni motivi per non leggere un quotidiano. Cioè, tu hai aspettato la Pasqua per mandarmi. Volevo ci fosse una sorpresa anche per lei. Allora, un buon motivo per non leggere è perché non tutte le fortune vengono per nuocere. No, che cosa vede? Vedo. È una scultura. Che infatti solo una scultura, che di solito. Vabbè, non ponga limiti alla provvidenza, però voglio dire, quella è una scultura. Sì. E l'immagine cosa ci dice? È un'immagine del. La prego. No, non ho detto. Cosa ci dice? Ci dice che guardi attentamente l'uomo che guarda la scultura. Allora, cosa nota sul volto di quell'uomo? Beh, una certa stupore, imbarazzo no, perché dice, oh, però, cioè,
no? Cioè, guarda tu a quei tempi, cioè come ci siamo ridotti oggi, no? Cioè, siamo molto più avanti prima di oggi, no? Quindi ci abbiamo perso, nel tempo ci abbiamo perso, cioè geneticamente, diciamo anche molecolarmente, siamo perdenti proprio, capito? Ecco, tant'è vero che siamo in un periodo molto sterile, all'epoca con quelle cose là non esisteva la sterilità. Cioè, se scherzo, non c'è scherzo. Subito, pum, maschio, subito. Vabbè. Quindi l'uomo osserva cosa effettivamente? Ecco, diciamo la vita. E che ne deduce? Cosa legge sul volto di quell'uomo? Che è una bellissima vita, sì. Aspetta. Ma che cosa rispetto a lui, cosa vede? Un senso di? Di imbarazzo, di... Di? Sì? Sì? Ah, di sottomissione, cioè di... Sottomissione. Beh... No, di? Beh... Non so, contento. Sono? Ho capito, è un vocabolo tuo, dei tuoi, no? Ma come dei miei? È italiano, Sì. De? Demoralizzante, destabilizzante. De dov'è? De? Che fa? Pure dalla vecchia se fa suggerire. De? Destrutturante. De tu sorella. De. Dai, è facile. Qual è la malattia del secolo? La malattia del secolo qui dentro? Che malattia c'è? Ma, qui dentro nel secolo, che malattia c'è? La depressione. E allora com'è quell'immagine? È depressiva. Per l'uomo è? Per l'uomo è depresso, per l'uomo è un'immagine Lui è depresso, per cui la situazione è? È depressante. È depressante. Coraggio, coniughi a dovere. Se l'uomo è depressiva. Se l'uomo è depresso, la situazione è deprezzata. Depressata. Soppressa, non guardi le vecchie. È Ma che deprimente, viene depresso. No, deprimente da andariva, secondo lei, da Orte. Depresso. Viene da depresso. E allora qual è il quinto buon motivo, primo buon motivo per non leggere un quotidiano? Perché è deprimente. Oh! Ma si rende conto? Siamo partiti a Pasqua, è quasi Ferragosto.